Oltre 300.000 metri quadrati di area fieristica impegnata, di cui 140.000 di superficie espositiva, 50.000 modelli esposti per ogni tipo di lavorazione ed impresa agricola, 1.800 aziende espositrici, di cui 44 estere, 60 delegazioni provenienti da tutto il mondo. Sono i numeri della 41esima edizione di EIMA International, esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio, organizzata a Bologna da FederUnaComa, la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura, e da Bologna Fiere. Alla campionaria, aperta ad addetti ai lavori e al pubblico, partecipano direttamente le industrie costruttrici di ogni continente, secondo una rigorosa ripartizione merceologica, articolata anche nei saloni specializzati. 42 le aziende pugliesi presenti, di cui 22 provenienti dalla provincia di Bari. Per le imprese della Puglia, spiegano gli organizzatori, che con oltre 158 aziende costruttrici si colloca fra le regioni più attive nella produzione di macchinario agricolo, EIMA International rappresenta un'importante occasione di consolidamento e di crescita sui mercati internazionali. Noi abbiamo un legame consolidato con le aziende pugliesi e il territorio pugliese. Abbiamo in questa edizione 42 aziende per oltre 2.000 metri e credo che questo sia nell'ottica di consolidare sempre di più i rapporti, appunto, con le aziende del territorio pugliese, anche in funzione della realizzazione di AgriLevante, che è un altro evento sempre del nostro brand organizzato da noi e che sta via via prendendo sempre più piede.